Tutto intorno sono ancora ben visibili i profondi segni inferti a Mirandola dal sisma del 2012, che lasciò senza una casa anche la Guardia di Finanza, da oggi trasferita in una nuova caserma. A ospitarle Palazzo Molinari, un edificio cinquecentesco di interesse storico e architettonico, che rimase a sua volta gravemente danneggiato dal terremoto ed è stato ristrutturato per accogliere le fiamme gialle del territorio. La nuova caserma è stata inaugurata alla presenza del comandante generale della Guardia di Finanza, il generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, che ha passato in rassegna il picchetto d'onore prima di intitolare la tenenza al maresciallo maggiore Paolo Boetti, medaglia d'oro al merito civile per aver salvato centinaia di ebrei e di oppositori al nazifascismo, aiutandolo a rifugiarsi in Svizzera e finendo poi in un campo di concentramento prima della liberazione. Una figura straordinaria, perché si tratta di un nostro sottufficiale che all'epoca mise a rischio la propria vita fino alla deportazione a Mauthausen e quella dei propri familiari pur di salvare tanta povera gente, ebrei, perseguitati politici, anche dei soldati che dopo l'armistizio avevano deciso di andare in Svizzera e che grazie appunto alla sua coraggiosa opera quotidiana riuscirono a evitare la persecuzione nazifascista. A tagliare nastro una delle figlie del finanziere finalese Paolo Boetti, alla cerimonia hanno assistito le massime autorità militari, religiose e civili del territorio, fra cui il prefetto e il questore di Modena, Alessandra Camporota e Silvia Burdese, e il sindaco di Mirandola, Alberto Greco.